Tempi lunghi per l'analisi della centralina dell'auto caduta nel lago a Como la sera del 6 gennaio scorso. Rimossa dalla vettura alla fine di gennaio, è stata inviata in un laboratorio specializzato all'estero per l'acquisizione dei dati e sono previsti almeno 2 mesi per avere i risultati e provare a chiarire la causa del tragico incidente costato la vita a Morgan Algeri, 38enne bergamasco, e Tiziana Tozzo, 45enne canturina. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Rose. Morgan e Tiziana erano sulla Mercedes di Algeri. La vettura, parcheggiata in Viale Geno, è partita in avanti all'improvviso a gran velocità, ha sfondato il parapetto ed è precipitata nel lago. Recuperata dai vigili del fuoco, l'auto è stata sequestrata. Il consulente tecnico nominato dalla procura di Como ha rimosso la centralina che registra i dati e le informazioni sul funzionamento della vettura. Alla presenza dei tecnici Mercedes e dei consulenti incaricati dall'avvocato Giovanni Giorgino, che assiste i genitori e la sorella di Morgan Algeri. L'analisi della centralina è particolarmente delicata e complessa, anche per il rischio di perdere i dati. La procura di Como ha deciso di affidare l'incarico a un laboratorio specializzato all'estero, centro di riferimento per l'Europa. I tempi per completare la procedura sono dunque lunghi e l'ipotesi è di almeno 2 mesi per avere risultati. Procede intanto anche il lavoro dei consulenti tecnici nominati dall'avvocato della famiglia di Morgan Algeri. Continua a ricevere segnalazioni di casi simili a quello di Como, fa sapere l'avvocato Giovanni Giorgino. Sto puntualmente facendo valutare ogni caso ai consulenti tecnici che ho nominato al fine di verificare gli eventuali elementi di contatto con il caso di Morgan e Tiziana. La tragedia ha unito i familiari delle vittime che non si conoscevano prima dell'incidente. Le due famiglie sono sempre più vicine e unite nel dolore, conferma il legale, ma anche nella ricerca della verità.